Questa terra, con i suoi canali di acqua verdastra, è la stessa terra che vede Trentin da piccolo. Una terra che fin dai tempi dei Romani si era cercato di bonificare, di rendere più ospitale. E quando sembrava che ci si fosse riusciti, quando i proprietari terrieri, attraverso l'immane fatica dei contadini, erano riusciti a bonificare parte di questa terra, quando sembrava che si fosse vicini alla bonifica, arriva la Prima Guerra Mondiale, che distrugge tutto. La terra ritorna palude. Ma Trentin, pilota decorato della Prima Guerra Mondiale, che questa terra la conosce fin da piccolo, e ne possiede anche dei pezzi, pensa che la guerra in realtà è anche un'occasione per ricostruire e per riflettere sulla bonifica in modo nuovo, un modo che non si basi solo sulla sofferenza di chi lavora, della manodopera, ma anzi ne migliori la vita. E allora gli viene questa idea del convegno, il convegno dal 23 al 25 marzo del 1922. Un convegno che parte regionale, ma in realtà diventa un'occasione nazionale per riflettere sul significato stesso di bonifica. E in quell'occasione Trentin dirà parole alate, un aggettivo quanto mai adeguato. Questa terra, come molte nel nostro paese, è il risultato di un gigantesco lavoro di armonizzazione tra il bisogno umano di salvezza e la natura. Questo è un impianto antico che nasce nel momento in cui le comunità riescono, anche grazie alle moderne tecnologie, a compiere uno straordinario lavoro di addomesticamento e di redenzione delle vecchie paludi malsane, per donare nuove opportunità di aggregazione e lavoro. Dal discorso di Silvio Trentin al convegno del 1922. Non è senza commozione, o signori, che io mi accingo ora ad esporvi succintamente alcune considerazioni non peregrine, certo, semplici e anzi modeste. In questo momento io non so frenare l'orgoglio che mi deriva dall'essere figlio di questa terra avventurata, sulla quale col sacrificio oscuro e con l'indomabile tenacia si affilarono, attraverso una vicenda secolare, le armi migliori per la lotta contro le acque. Gli inconvenienti dovuti alla salubrità delle terre non possono più tollerarsi e la produzione del paese deve pensare a difendere e a irrobustire la principale tra le forze economiche che concorrono allo sviluppo civile della nazione. La salute, cioè, di quanti nel suo territorio conducono la propria vita. La tutela e l'ispezione del governo devono essere estese anche alle bonifiche private, per modo che la loro esecuzione risulti sempre subordinata all'approvazione preventiva dell'apposito progetto, che sia imposto l'intervento dell'igienista nella preparazione dei progetti e che al parere favorevole dell'autorità sanitaria sia subordinato il collaudo di qualsiasi opera, che agli effetti del reparto della spesa sia consentito che nei progetti relativi alle bonifiche classificate vengano incluse le opere necessarie ad assicurare la distribuzione di acqua potabile nei terreni bonificati, che sia rigorosamente prescritta la cosiddetta piccola bonifica, che la malaria sia considerata a tutti gli effetti di legge come un infortunio sul lavoro e che i proprietari vengano chiamati responsabili per le febbri contratte dai propri lavoratori, quando risultassero inadempienti a determinate misure profilattiche. Come diceva Filippo Turati, quando dico bonifica, dico terre redente,
ma dico anche strade, dico borgate, dico scuole, dico civiltà, dico palpiti di uomini generosi, dico una grande idealità che potrà placare e deviare le nostre grette passioni, dico una vita nuova in cui dovremmo immergerci, dico una battaglia infinitamente superiore a quelle miserabili nelle quali quotidianamente ci arrabattiamo.